periodo, anche oggi ci ritroviamo qui per fare memoria e commemorare questa grande santa che per noi è esempio e modello, Santa Lucia, Vergine e Martire di Siracusa. I santi sono per noi anche, oltre che modello, sono coloro che pregano per noi e ci ottengono le grazie. La serata avrà questo svolgimento. Prima accoglieremo il corpo musicale che farà l'ingresso, dopodiché leggeremo un pensiero e una breve biografia di Santa Lucia. E dopo aver fatto una breve preghiera si accenderà il falò e durante l'accensione, durante la serata poi, tutti quanti, un po' con ordine, potrete entrare e ricevere e degustare la cucina come abbiamo fatto ogni anno. Non occorre affollarvi perché ce n'è abbondante per tutti. Allora, ci prepariamo ad accogliere la musica. Il corpo musicale si può avvicinare.
benvenuti e buonasera a tutti. Iniziamo prima di tutto, perché dopo sarà più difficile farlo, voglio ringraziare tutti i membri della confraternita della Dolorata e quanti hanno dato loro aiuto per preparare sia Acuzia come anche il Falò o Burgio. Costa tanta fatica, tanto sacrificio, però lo fanno con gioia, per amore, e conservare con gioia questa tradizione. Un altro ringraziamento voglio farlo alla Protezione Civile, ecco, che ci onora nella sua presenza col modulo antincendio. È un gesto anche per la sicurezza di tutto. Un ringraziamento affettuoso voglio farlo anche al corpo musicale, alla banda che ci onora e ci allieta la serata. Ecco, e voglio fare anche un augurio a tutti quelli che si chiamano Lucia, a tutte le Lucie, facciamo un applauso. Ed ora iniziamo. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Santa Lucia prega per noi. Al termine del terzo secolo d.C., a Siracusa, una cittadina della Sicilia in cui si era fortemente diffuso il cristianesimo, nacque da una famiglia di origini nobili, Santa Lucia, il cui nome significa Lucia, luce. Ella dedicò la sua breve vita interamente al Signore, consacrandosi a Lui con il voto di verginità. Ogni anno a Catania, una città vicina alla sua, si svolgevano i festeggiamenti in onore di Sant'Agata, santa dalla grande potenza taumaturgica, secondo cui chi avrebbe toccato la sua tomba sarebbe stato risanato. Il 5 febbraio del 301 d.C., festa della Santa, si recano a Catania anche Lucia e sua madre, Eutichia, che soffriva di emorragie e non le erano state date speranze di guarigione. Quel giorno in chiesa il Vangelo narrava di una donna con la stessa malattia, Eutichia, che avendo toccato le vesti di Gesù era guarita. Così Lucia suggerì a sua madre di toccare la tomba di Sant'Agata e per mezzo di tale gesto sarebbe guarita. Le due donne, piene di speranza, pregarono e vegliarono davanti al sepolcro, ma Lucia si addormentò ed ebbe in sogno Sant'Agata, che le annunciò la guarigione della madre ottenuta per mezzo della sua fede. Fu allora che Lucia rivelò alla madre il voto di verginità fatta al Signore e che la sua volontà era quella di distribuire le proprie ricchezze ai poveri e di vivere in povertà ed autentica fede cristiana. Nel 300 però, in Sicilia, c'era la persecuzione contro i cristiani e così un ragazzo ricco, innamoratosi di Lucia, ma che lei aveva rifiutato per amore del Signore e della promessa a lui fatta, per dispetto rese nota l'identità della ragazza al prefetto e chiese che le fossero applicati i decreti ministeriali di coloro che si dichiaravano cristiani. Lucia fu quindi portata al cospetto del profeta Pascale,
che cercò di dissuaderla dal credere in Dio e di convincerla a convertirsi agli dei e all'imperatore. Ma ella non cedette, rispondendogli che aveva riscosso al sicuro il patrimonio della mano del Signore e che per mezzo suo non avrebbe temuto nessun pericolo. Vascasio la sottoposa a diverse prove di umiliazione e torture per costringerle ad obbedire. Cercò di fargli perdere la virtù, di farla maltrattare dai soldati, la fece trascinare dai buoni lungo le strade del paese, provò a disputarla con l'olio bollente e di bruciarla viva al rogo, ma nulla di tutto ciò riuscì ad intaccarla e infine decise di infliggere il corpo mortale facendogli tagliare la testa. Ed ora eleviamo la nostra preghiera al Signore, il datore di ogni dono, il Signore che è buono, che ci ama. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Santa Lucia, viva Santa Lucia! E ora si accende il falò. Thank you.
Mario, com'è la cucina? Buonissima, è buonissima. È un appuntamento annuale. Per l'amicizia con il signor Livorno è un appuntamento annuale. Vediamo dov'è la distribuzione, un attimino. Ciao, ciao, ciao. Buon lavoro, buon lavoro. Un po' di vino lo accettiamo. Com'è il vino? Mentre siamo qua. Ciao Gaetano, ciao Gaetano. Siamo in diretta. Ma cos'è che bevi? Vino? Vino, un po' di vino. Vino bianco? Totò Spataro, lo salutiamo pure. Come no? Ciao Don Totò, come va? Sempre presente. Sempre presente. Ciao, saluta chi? La mamma, chi saluta? Ciao mamma! Ciao mamma! Va bene, penso di chiudere qua per stasera. Andiamo a casa a mangiare la cucina a casa. Sì. Giuri, auguri alla banda, auguri. Auguri, ciao ragazzi, auguri. Ciao ragazzi. Un saluto da Pittigheim. Da Pittigheim. A Geppingen, da Stuttgart, maestro. Ciao. Fa freddo, fa freddo. Ciao, ciao. Il grappino c'è, maestro. Sì, sì, c'è il grappino, c'è di scalda. C'è, uè, col grappino. È il graspin. Sì, è in diretta, maestro. È in diretta, maestro, è in diretta.
Ce n'è più, maestro? Ce n'è ancora? Le ascoltiamo, dai. Il grappino fa effetto, il grappino. Andiamo. L'ortema, qual è l'ortema? Santare, sa. E viva Maria. Chiesa, chiesa, buona. Allora un saluto a Estela Pilumeli dall'Argentina. Dall'Argentina vi saluta e vi augura buon Natale a tutti.
un saluto ai nostri emigrati che si trovano fuori, in Germania, in Argentina, dovunque insomma. Dedichiamo ai Pietrini, il valzer di Pietra Persia, della RP1, una radio che era a Pietra Persia. Bene, penso che possiamo chiudere qui per questa sera e vi ringraziamo per l'ascolto. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao Mario. Ci riscaldiamo un po'. Veramente ci siamo riscaldati col grappino, una grappa casalinga fatta qua dal nostro Gino Livorno, e ogni anno la tira fuori, sembra acqua però è un grappino veramente meraviglioso. Questo è il Burgio, peccato che se ne fa solo uno, a Barrafranca prima per ogni strada ce n'era uno, insomma in ogni quartiere almeno due. E poi si accendevano la sera e si mangiava la cuccia. Infatti siete ancora in tempo, se siete qua a Barrafranca, a venire qua presso il campetto della Chiesa Grazia, l'ex scuola Don Milani, quella che vedete in sottofondo. C'è ancora molta gente, cuccia ce n'è veramente per tutti, e mi hanno detto che quelli che l'hanno mangiato, insomma, è abbastanza buona. Io quest'anno qui non l'ho presa perché sinceramente mi aspettano a casa proprio per andare a mangiare insieme alla famiglia. Allora saluto la signora Pilumeli dall'Argentina. Buenas tardes, almeno in Italia è buenas tardes. E ha ringraziato la banda perché, insomma, è un'oriunta barrese comunque, ha ringraziato la banda perché secondo lei, insomma, gli ricorda tante cose belle. Vabbè. Che devo dirvi? Vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti, e se non dovessimo più rincontrarci, anche un felice Natale. Questi sono momenti di gioia, di svago, e ci vogliono pure, insomma, in mezzo alle buche e ci stanno pure, però vi dicono che le buche saranno riparate, speriamo bene, insomma, la notizia la leggerete quanto prima su Radio Luce. Saluti da Mainz. Oggi sono soltanto su Facebook, quindi a Maria Costa, a Giuseppe Salvaggio, sono tanti amici che conosco tra l'altro pure, Liborio Giunda, e ce ne sono tantissimi, Maria Bongiovanni, Stella Tambè, Angelo Tiso, spero che sia quello che conosco io, da Trino Vercellese, poi c'è Narduzzo e lì, eccetera eccetera, non li nominiamo tutti perché sennò possiamo passare qua la serata, e anche gente di Barrafranca che è da casa, anche gli anziani e quelli che purtroppo non possono uscire per tanti motivi, e lo facciamo di più per loro, insomma, perché così si sentono partecipi in questa nostra comunità.
Barrese. Speriamo bene per il prossimo anno, io vi saluto e tante cose belle dalla vita. Ciao a tutti.